Si svolgerà domani a Brindisi e Bari la fase regionale del Join the Game, il torneo di basket 3 contro 3, under 13 e under 14, organizzato dalla FIP in collaborazione con Verde Sport, è giunto alla sua 15ª edizione. Il torneo maschile si disputerà a Brindisi al Palazzetto Coni di Via Ruta, mentre il torneo femminile si giocherà a Bari al Pala Balestruzzi di Via Turati. 4, uno per ciascun torneo, i posti in palio per le finali nazionali in programma il 20 e il 21 maggio a Jesolo nel Veneziano, dove si assegnerà un vero e proprio scudetto. Intensa mattinata di gare al Paralute di Brindisi per i ragazzi a partire dalle 8.30. 4 gironi da 6 squadre per l'under 14 maschile. Le prime due classificate si affronteranno in quarti di finale, semifinale e finale per designare la squadra vincitrice. Identica formula per l'Under 13, sempre con 4 raggruppamenti da 6 squadre. Le prime due classificate di ciascun girone si sfideranno poi in gara ad eliminazione diretta. Appuntamento a Bari invece per le ragazze nate dal 2003 al 2005, convocate al Pala Balestruzzi di Via Turati per accaparrarsi i 2 posti utili per la fase nazionale, uno per ciascuna categoria. Si giocherà ancora una volta al ritmo frenetico del basket dei campetti. Ogni squadra è composta da 4 giocatori o giocatrici, di cui 3 impegnati in campo e una riserva sempre pronta a subentrare. Le partite di Join the Game, della durata di pochi minuti ciascuna, non prevedono interruzione del cronometro e quindi anche la rapidità delle scelte, dei cambi e delle rimesse risulterà decisiva. E tutto sarà in mano ai giovanissimi cestisti, senza l'ausilio di allenatori o accompagnatori.